cazzo, raga, sto facendo i numeri. Non c'ho in tasca uno yen. Non ho mangiato niente da stamattina. Ho preso 6 treni. Porca Eva, adesso rischio anche di non arrivare in tempo. Merda. Niente, sono riuscito a prendere il bus solo adesso, dopo mezz'ora. Non riuscivo a prelevare, non c'avevo neanche uno yen. Diventar matti. Adesso vedremo, ma arriveremo che sarà già iniziata. Non è che non ci sono biglietti, c'è gente seduta fuori. Come mai? Oh, saranno mica i biglietti esauriti, eh? Vedo gente che se ne va con la maglia del... Poi sono tutti giocatori. In ritardissimo per big match del campionato giapponese, il capolista del Sanfrecce Hiroshima contro Urawa Red Diamonds. Ci vediamo dentro. Qui c'è il merchandising. Incredibile, non volevano farmi entrare con la maglia del Bologna, cioè non andava bene la maglia, cioè, Urawa sono tantissimi e cantano di tutto. Adesso cerco di andare nella torcida di Hiroshima, quindi qua. Bellissimo però, sono calorosi. Ecco qua gli ultra Hiroshima. Sono tantissimi quelli del Urawa. Il resto sono le due squadre più storiche del Giappone. Hiroshima! Sono arrivato a fare il gemellaggio. Non ho capito cos'è successo. Cioè, è pazzesco che non volevano farmi entrare con la maglietta di un'altra squadra, praticamente. Ho dovuto insistere un po', gli ho detto che siamo gemellati, anche se mi fa un po' impressione essere in mezzo ai viola. Ma non è la Fiesole, ve lo assicuro. Hiroshima!
fallo, risultato 1-1. Giapponesi ovviamente organizzatissimi, non sapevo dove buttare la roba. C'è qua una zona dove fanno la coda alla fine tra il primo e il secondo tempo per venire a buttare giustamente la munnezza in modo differenziato. Ci sono un sacco di bimbi, ma veramente tanti, un sacco di donne che cantano, fanno il tifo, bello. Insomma, c'è un bel ambiente, una bella festa. La partita, insomma, lascia un po' a desiderare, però mi guardano tutti la maglietta, perché evidentemente è vietato entrare in curva con la maglia di un'altra squadra. C'è un po' di subbuglio perché sono partiti dei razzi, come state sentendo, ci sono dei botti, si è creato un po' di subbuglio. Stanno guardando tutti in alto, si vede che sono fuochi d'artificio. Curva encomiabile, cantano sempre, ma squadra veramente scandalosa. Fanno essere quelli in classifica questi. Ci hanno fatto un tiro in porta. Mi sembra molto più squadra Zurawa. Infatti vincono 3-1. C'è da dire che gli Urawa Boys di là sono veramente spettacolari. Thank you.
4-1 sul papera del portiere allo scadere. Ma mi sembrano scarsissimi a me questi qua. Come fanno a essere primi in classifica? Tifosi degli Urawa in festa, hanno vinto 4-1 fuori casa in casa della capolista, che onestamente gioca veramente male, non riesco a capire come fanno a essere primi. Curva è ammutolita, partita veramente brutta da parte dei San Frecce. Decisamente meglio gli altri, che infatti ha vinto 4-1. Una curva della Madonna, devo dire, quella. San Francisco Sureva, Yuri Green, Anastasia Gomezastame, Tomino Kumbetsu, Dokyore Pro, Onegai Shiroimas. Main Stand Concourse, Back Stand Concourse, Tomino Kumbetsu, Kai Shiro Kona, Eco Station, Moke Torimas. クリーンなスタジアムはご来場いただいた皆さんのご協力の人が作ることはできません。みんなでクリーンでエコなスタジアムを目指しましょう。また本日もL'altra curva è ovviamente in festa e questi non so perché stanno qua tutti fermi, non so cosa aspettano, le squadre sono già negli spogliatoi. Si torna mestamente a casa, ma mi sono sembrati veramente scarsissimi questi dei San Frecce. Non riesco a capire come facciano a essere primi in classifica. Ha giocato decisamente molto meglio gli Urawa, che hanno vinto meritatamente 4-1 e sono quindicesimi in classifica. Sarà, ma io col viola non è che mi ci veda tanto, eh. Non è che c'è questo gran feeling, in effetti non è che abbia portato molto bene. Sconfitta in casa 1-4. Forza Bologna sempre. È bello perché i tifosi escono tutti insieme di entrambe le squadre. Qua c'è una coda chilometrica per i pullman che riportano in città, visto che lo stadio è leggermente fuori. Non so bene dove mi riporteranno, ma io salgo. Così degli Urawa sono veramente tanti, arrivano da Saitama, che è a nord di Tokyo, quindi c'è un buon 5-6 ore da qua. Grandi. Sono di un ordine disarmante.
ale, 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 ale,